Buongiorno a tutti, siamo qui per un seminario organizzato dall'Ufficio Studi e Formazione della Giustizia Amministrativa in collaborazione con l'ARERA e a nome dell'Istituto che rappresento vi ringrazio per la vostra partecipazione e permettetemi inizialmente di ringraziare vivamente l'Ufficio Studi, il Presidente Carmine Volpe, il Presidente Contessa e il Presidente Neri che stanno organizzando questi incontri che sono volti anche a dare apporti agli stessi magistrati amministrativi in questo dialogo che vi è con le autorità indipendenti. Si tratta di un'attività indispensabile per comprendere bene le tematiche che, come vedremo nel corso dei lavori, implicano valutazioni di economia, di diritto, di geopolitica, di diritto internazionale e quindi siamo tutti consapevoli di questa importanza e del ruolo centrale dell'ARERA. Io ringrazio il Presidente Besseghini per la sua partecipazione e ringraziandolo vivamente perché è qui, gli cedo con volentieri la parola. Prego, buongiorno Presidente. Buongiorno, intanto grazie del saluto, grazie soprattutto di aver aderito prontamente a rinnovare questo appuntamento di confronto, di dialogo tra ARERA e Consiglio di Stato. Ringrazio naturalmente l'Ufficio Studi per il tempo e l'impegno messo nell'organizzare questo momento. Ci sono sempre naturalmente delle difficoltà a mettere assieme le agende di persone molto impegnate, ma insomma credo che lo sforzo valga la pena perché siamo in un momento in cui credo sia importante riflettere attorno a non solo l'attività che strutture come le nostre realizzano, ma anche il contesto dentro cui questa attività va declinandosi. Un contesto che sta cambiando e che cambia con una velocità e con una inaspettatezza, direi, ben al di là di quello che si sarebbe potuto prevedere. E il motivo per cui credo che questo dialogo, che come vedete nel ricco programma è quasi una partita a tennis con un intervento da una parte e dall'altra che sono estremamente complementari e che cercano di coprire un po' tutti gli elementi di frontiera, quasi di cronaca che ci troviamo a dover coprire, sia importante proprio perché permette alle due strutture di mettere a fuoco come sta evolvendo il contesto dentro cui ci troviamo ad operare. Io uso molto spesso, ho usato anche in passato, una formula sintetica per dire cosa sta succedendo nei settori regolati dall'autorità, che ricordo, ahimè, siamo noti ancora come autorità per l'energia, ma in realtà ARERA ormai tocca tutti i temi che riguardano di fatto i servizi pubblici locali e quindi la parte del servizio idrico integrato e la più recente parte dei rifiuti, ma non bisogna dimenticarsi anche il teleriscaldamento, che peraltro recentemente il legislatore ci ha incaricato di valutare anche nella sua componente tariffaria dopo quella puramente di qualità. Sono tutti settori che attraversano quella che appunto ho spesso definito la transizione alla sostenibilità, perché sono tutti settori che stanno conoscendo significativi cambiamenti di paradigma. Naturalmente il più noto e il più forse celebrato è quello energetico, perché per primo in qualche maniera si è dovuto confrontare con degli obiettivi esogeni di natura ambientale. In realtà mi verrebbe quasi da dire di natura più climatica che ambientale, perché poi quelli ambientali erano in qualche maniera anche precedenti, ma sicuramente di natura climatica, e per confrontarsi con questi obiettivi ha dovuto cambiare profondamente una struttura che aveva tradizionalmente la famosa transizione verso l'energia, l'introduzione dell'energia distribuita, la fonte rinnovabile, gli elementi, diciamo così, che hanno cambiato quel paradigma gerarchico che aveva sempre caratterizzato il settore energetico, sono cose ormai quasi metabolizzate, e su questa metabolizzazione, che
che in fondo ci faceva guardare al futuro con una qualche, non dico tranquillità, ma come se la strada fosse in qualche maniera tracciata, si è innestata la drammatica situazione che stiamo vivendo negli ultimi 3 anni, che non è una situazione legata soltanto agli elementi di guerra, che pure naturalmente hanno un ruolo rilevante. Non dimentichiamoci la stagione del Covid, quindi è stato un successivo susseguirsi di eventi che per fasi alterne e in qualche maniera opposite hanno determinato una pressione ulteriore sul sistema energetico. La fase del Covid è stata una crisi di domanda, è diminuita la domanda di energia perché avevamo il lockdown, perché avevamo altri problemi, è stata una situazione in cui sono state cancellate filiere di approvvigionamento internazionale, in cui forse una visione di, su cui potremmo aprire lunghi dibattiti, ma insomma una visione di globalizzazione è andata più o meno definitivamente in crisi, e abbiamo assistito al riemergere di una regionalizzazione dell'economia, al riemergere di una geopolitica fatta da stati, diciamo da potenze di serie B, ma che sono in grado di disarticolare la nostra capacità di approvvigionamento, e una risposta molto urgente che i sistemi hanno dovuto dare a un cambio geopolitico delle forniture di energia. Pensate che la naturale transizione dei flussi di gas est-ovest nel giro di qualche mese è stato necessario convertirle, siamo ancora in questa fase di cambiamento, a dei flussi nord-sud, a una prevalenza del ruolo del GNL, del gas naturale liquido nelle forniture di gas, quindi cambiamenti estremamente radicali che hanno chiamato in causa anche cambiamenti profondi della regolazione e degli assetti di mercato che sono stati dichiarati oggetto di ulteriore attenzione e riflessione. Riflessione che poi, come vediamo, si sta sviluppando su tempi più lunghi di quelli forse attesi e previsti, e questo non necessariamente è un male, perché variazioni profonde meglio farle con una riflessione attenta, ma certamente voglio segnalare che siamo entrati nuovamente in una discussione molto profonda. Il settore idrico lo vediamo, ha una riflessione che sta soprattutto ruotando intorno a una evidente, non tanto indisponibilità della risorsa in senso assoluto, ma a un cambiamento della modalità con cui la risorsa acqua si rende disponibile, precipitazioni più intense, meno frequenti, concentrate in certe fasi temporali, quindi la necessità. Abbiamo avuto questo paradosso l'anno scorso e quest'anno, se ricordate, di zone in cui l'acqua era tradizionalmente non un problema, sprovviste degli invasi al nord, e zone dove invece l'acqua è sempre stato un problema, e quindi avevano gli invasi per gestire le precipitazioni straordinarie delle fasi successive. Quindi anche questo è un settore che sta profondamente cambiando. E poi cito solo rapidamente il settore dei rifiuti, che è quello forse più nuovo alla regolazione, ma è un settore che certamente è al centro, non è l'unica interpretazione del concetto di economia circolare. Sarebbe sbagliato immaginare che l'economia circolare si esaurisca nel tema dei rifiuti, ma certamente ne è un elemento in qualche maniera rilevante, perché è il punto di snodo dentro cui processi e procedimenti di realizzazione, di implementazione di processi di economia circolare trovano la loro applicazione. E naturalmente entrare nella regolazione tecnico-economica di processi così variamente strutturati, così caratterizzati da una profonda territorialità e da una profonda differenza anche su scale territoriali relativamente piccole, inevitabilmente espone la regolazione a una grande pressione asimmetrica, come solitamente la definiamo, e risponde naturalmente anche chi è chiamato a un compito giurisdizionale a doversi confrontare con il difficile compromesso tra un quadro generale di insieme che bisogna cercare di tenere assieme perché vogliamo portare il settore in una certa direzione,
e dall'altra tenere conto però di quelle che appunto sono le profonde differenze locali che possono caratterizzare ad esempio una diversa pressione competitiva apparentemente a parità di contesto industriale o di contesto di implementazione. Quindi a questi cambiamenti profondi che ho cercato semplicemente di descrivere in grandissima sintesi, e ce ne sarebbe molto altro da dire, ma anche la regolazione sta cambiando, anche la regolazione si sta adattando e sta cercando di essere efficace nell'interpretare questi cambiamenti. Lo vedremo nelle presentazioni, ma quella che chiuderà la mattinata sul ROS, il sistema di regolazione per obiettivi di spesa e servizio, è un modo per rispondere a una chiara necessità di maggiori investimenti che il cambio di paradigma del assetto energetico richiede e a cui non si può rispondere soltanto aumentando indiscriminatamente la quantità dell'investimento. È importante introdurre elementi di valutazione di quanto in termini di servizio quell'investimento è in grado di garantire come beneficio al sistema, con una visione forward looking, con una capacità di proiettare nel futuro gli effetti degli investimenti che oggi faremo, perché naturalmente quello che vogliamo evitare dall'altra parte è l'overshooting degli investimenti. È chiaro che, come dicono molto spesso agli ingegneri elettrici, piacerebbe un'Italia fatta tutta di rame in maniera che in qualunque punto uno voglia connettersi non ci sia difficoltà, ma probabilmente non sarebbe la risposta migliore. Trovare il giusto bilanciamento tra quantità di investimento e servizio che siamo in grado di erogare è evidentemente un elemento di discrezionalità molto forte, richiede di valutare i progetti, i programmi che gli operatori mettono in campo e inevitabilmente in qualche modo ci porterà anche in queste aule prima o poi a discutere degli esiti di queste decisioni. Ma ce ne sono naturalmente diversi altri di esempi di regolazione che cresce e evolve, ma perché sta crescendo ed evolvendo il mondo con cui la regolazione si confronta. E allora se, come mi pare che sia ormai acclarato, il compito del giudice amministrativo è quello di riuscire a dare una valutazione coerente di come per proporzionalità, per coerenza, la regolazione interviene nei diversi settori, momenti come questi che ci permettono di recuperare la visione della big picture dentro cui ci stiamo muovendo nei nostri atti quotidiani, credo che siano estremamente importanti. Noi strutturalmente, da questo punto di vista, siamo abbastanza simili, procediamo per l'autorità, ma come il Consiglio di Stato, parla per gli atti che produce, parla con le delibere, con le attività puntuali che sviluppa in ogni singolo intervento. Ma queste singole attività si inquadrano in una visione complessiva, su cui ogni tanto è bene che ci fermiamo a riflettere, e mi viene sempre in mente un po' il pittore, no? Il pittore ogni colpo di pennello che dà ha una sua logica e ha in quel momento una sua precisa intenzionalità. Poi ogni tanto anche il pittore si ferma, si allontana, guarda un po' il quadro nel suo complesso e cerca di capire se queste pennellate hanno composto un'immagine che è coerente con la sua visione d'insieme. Io credo che momenti come la giornata di oggi servano proprio ad allontanarsi un po' dalla tela, dare un'occhiata a come sta evolvendo il settore, come stanno evolvendo i sistemi, qual è l'azione che noi svolgiamo. E non per questo ritornare a dare pennellate nuove su pennellate già date, ma magari dare nuove pennellate con intenzioni diverse o con sfumature diverse che derivano da una consapevolezza che i sistemi stanno evolvendo, sta cambiando il sistema, sta cambiando la regolazione, sta cambiando la giurisprudenza che lo deve accompagnare. Quindi grazie davvero al Presidente Moruotti per la disponibilità a organizzare questa giornata. Ascolterò naturalmente con grande interesse e grazie a tutti coloro che si sono impegnati per che sia stata resa possibile. Grazie. Un saluto affettuoso al Presidente Delise, non posso non farlo, e anche all'Avvocato Generale Aggiunto Leonello Mariani, ai quali entrambi mi legano rapporti antichi di amicizia e direi, permettetemi, anche d'affetto. Grazie Presidente Delisa di essere qui, grazie Avvocato Mariani. Dunque, cominciamo i nostri lavori e il mio compito è quello di introdurre sul
profilo sistematico le relazioni che ci saranno stamattina. L'incontro di oggi riguarda le competenze dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA, e a un primo esame questa tematica può apparire estremamente tecnica e di difficile comprensione per la generalità dei cittadini, sembra un discorso per addetti ai lavori, ma a ben vedere queste tematiche toccano da vicino le principali scelte dei decisori pubblici e la vita quotidiana e i diritti e le posizioni di ciascuno di noi. Si tratta di temi energetici centrali che orientano le principali politiche pubbliche. Basti pensare alle conseguenze profonde che ci sono state fin dagli shock petroliferi degli anni 70, vi ricordate le domeniche ecologiche degli anni 70, e ancora oggi, a distanza di oltre 50 anni, la politica monetaria, anche della Banca Centrale, le politiche di bilancio dell'Unione sono ancora profondamente influenzate da queste tematiche. Direi che la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia e del gas naturale rappresenta un fattore strategico per la stessa crescita e per gli equilibri economici generali, al punto che è stata da molti considerata addirittura uno strumento di guerra in questi ultimi mesi. E le vicende geopolitiche alle quali anche il Presidente Bessichini faceva riferimento ha comportato una impennata dei prezzi dell'energia che si è tradotta sotto vari profili in impennate e aumenti insostenibili delle bollette, ma anche dei costi di produzione e dei prezzi al consumo, e tutto ciò ha avuto significative ricadute sociali, distributive e anche sul piano dell'occupazione su ogni settore. E come punto di riferimento immaginiamo che anche per le imprese i costi sono diventati spesso non sopportabili perché vi è stato un incremento fino a 15 volte superiore a quelli che erano i costi dell'anno precedente. E quindi anche automaticamente per le imprese vi sono stati costi che poi sono stati scaricati sul consumatore. E vi è stata un'incidenza di oltre 420 euro a famiglia soltanto il profilo energetico rispetto all'anno precedente, quindi come è risultato da una relazione della stessa autorità si può parlare di un fuoco che ha riguardato oltre 12 miliardi di redditi. E questa situazione sta comportando anche una notevole riduzione dei consumi e tutto ciò implica la necessità che vi sia una risposta rapida e coordinata che riguardi non soltanto il breve periodo, ma anche una lungimiranza e azioni di carattere strutturale. E non c'è dubbio che l'attività dell'organo italiano competente, l'ARERA, vada coordinata con quella delle omologhe autorità degli altri paesi europei, perché tutto ciò incide anche sulla concorrenza, incide sui costi, incide sul mercato. E quindi l'ottica delle autorità nazionali è anche quella di un coordinamento, e non dubito che ci sia, perché altrimenti ci saranno imprese avvantaggiate, imprese svantaggiate in questo contesto. Ebbene, il convegno di oggi si pone appunto l'obiettivo di indagare questo settore della regolazione in materia energetica, che da un lato riguarda tematiche di carattere tecnico, innovativo e la regolazione tariffaria, ma che riguarda anche tematiche tradizionali come quelle dei rapporti tra la libertà di impresa e i poteri autoritativi, la tematica tradizionale gianniniana dei rapporti tra autorità e libertà, rapporti che personalmente ritengo da inquadrare nell'ambito dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, cioè bisognerebbe abbandonare questa tematica bilaterale tra autorità e libertà. Bisogna sempre pensare che questi poteri vanno esercitati per rimuovere quegli ostacoli che nell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, sono visti come impedimento per realizzazione dello sviluppo. E quindi, anche sotto questo profilo, la lungimiranza dei poteri amministrativi deve essere quella di ridurre le diseguaglianze.
e i temi che saranno trattati dai relatori quindi pongono questioni di attualità non soltanto per gli studiosi del diritto pubblico, ma anche per coloro che vogliono approfondire le dinamiche economiche, sociali, occupazionali. Tutto ciò va visto anche alla luce dell'incremento notevolissimo delle competenze dell'ARERA in coerenza con la tutela dei valori ambientali tenuti in considerazione da ultimo anche dalla riforma costituzionale della legge costituzionale 1 del 2022 che ha modificato gli articoli 9 e 41 con il conseguente inserimento nella prima parte della Carta fondamentale dei valori connessi allo sviluppo sostenibile. Diciamo quindi che questa autorità indipendente non soltanto riguarda dunque i rapporti tra imprese, consumatori, mercato, ma dall'alto proprio un coordinamento di tutti i valori più alti previsti dalla Costituzione, appunto perché poi alla fine si va a inquadrare tutto nella tematica del rispetto della personalità umana dell'articolo 2 e della uguaglianza formale 3 primo comma, ma soprattutto il superamento delle diseguaglianze articolo 3 secondo comma. Quindi immaginate come anche dalla introduzione del Presidente Bestichini si evidenzi questa consapevolezza della responsabilità di condurre il mercato, le imprese e i cittadini che con le loro risorse economiche devono soddisfare i bisogni fondamentali. E quindi le tematiche di oggi riguardano anche quello che può comportare in termini di cambiamenti climatici e delle inevitabili cadute che le scelte economiche hanno sull'ambiente. E come dicevo prima, anche la consapevolezza che un inquadramento generale di tutto ciò si può avere con uno studio adeguato della geopolitica, del diritto internazionale, perché una autorità che intenda al meglio esercitare i suoi poteri deve inevitabilmente tener conto anche dei possibili sviluppi di quello che può accadere sul piano internazionale, perché potrebbe anche accadere che un gasdotto sia improvvisamente chiuso oppure che altre strade si possano rappresentare. E quindi bisogna tener conto anche di questo mix energetico tra quel minimo di risorse nazionali che vi è e quello che può esservi a livello internazionale. Tutto ciò poi riguarda anche l'evoluzione del mercato tutelato che tra poco riguarderà in particolare innovazioni per milioni di utenti che si vedranno trasportati verso un sistema di tariffe di mercato. Tra pochi mesi vi saranno profonde innovazioni per molti di noi. E negli anni più recenti il legislatore ordinario ha preso piena consapevolezza di questa centralità dei temi energetici e anche i giudici amministrativi devono prendere atto di questi mutamenti repentini. E nell'ambito dei lavori di questa mattina vedremo che ci sarà un esame incentrato più sugli aspetti tecnici del mercato, mentre invece il pomeriggio si tratterà di tematiche, potremmo dire, più consone alle abituali riflessioni dei giudici amministrativi. Il pomeriggio ci sarà l'aspetto più giuridico concernente i procedimenti, il sindacato del giudice amministrativo, il rispetto del principio di proporzionalità, tematiche che appunto sono più, tra virgolette, da giudici nei rapporti con l'autorità amministrativa e quindi anche degli avvocati, degli operatori del settore legale, diciamo così. Ecco, la mattina invece si tratta più di una visione ad ampio spettro che, come diceva il Presidente, vede anche questa alternanza molto interessante tra esposizioni sotto il profilo giuridico ed esposizioni che guardano più l'aspetto tecnico economico. Si tratta quindi di un'alternanza dei relatori che è stata indubbiamente scelta con efficacia dagli organizzatori dell'Ufficio Studi, che ringrazio ancora, e quindi si tratta di un riconoscimento di una centralità di tematiche che riguardano proprio il nostro vivere quotidiano. Quindi questo convegno va visto proprio in una prospettiva di dialogo tra giudici, autorità e direi anche di cittadini che ci guardano e si aspettano in prima battuta dall'autorità, in seconda battuta dai giudici amministrativi,
le migliori risposte per traghettare il nostro Paese in questo particolare e delicato momento. Quindi io vi ringrazio ancora e grazie ancora. E inviterei al banco dei relatori il dottor Massimo Ricci, direttore della divisione di energia dell'ARERA, che ci parlerà della partecipazione ai mercati, dell'utenza diffusa, quali soluzioni. Prego, inviterei qui al banco, a meno che non preferisca dal posto dove si trova attualmente. Più che preferisco la presentazione, forse. Va bene, anche per la questione di ripresa d'immagine, però penso che non come ci volete, sia dubbio. Se si può spostare il computer lì, non ho problemi a spostarlo. Sì, se può trasferirsi qui, anche, è maggiormente visibile da tutti, grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io ho preparato una piccola presentazione, l'idea era quella di iniziare un po' dalle ragioni per cui una serie di modifiche, che sono quelle a cui accennavano entrambi i Presidenti nella loro relazione introduttiva, stanno avvenendo, che sono, partono diciamo dalla, non so se potete mettere in qualche modo a video poi la presentazione, ma eventualmente posso fare anche senza. E, dicevo, derivano un po' anzitutto dall'ambizione con cui l'Europa e forse il mondo intero, ma in particolare l'Europa, sta affrontando il fenomeno della decarbonizzazione, quindi il tentativo per ragioni di emergenza climatica in qualche modo di fare a meno di tutte le fonti fossili. Questo ha paradossalmente come sola causa principale una serie di effetti sulla vita di tutti noi e in ultima analisi sulla regolazione, che richiede una serie di adattamenti per poi poter diventare efficace in questo ambito. Come vedete dal titolo, il focus sarà sull'impatto anche su ciascuno di noi, cioè la principale diciamo, modifica che si realizza in questa fase, che si sta realizzando di fatto, è che una serie di pratiche che precedentemente erano sconosciute agli utenti, che non facevano altro nell'energia che accendere la luce, accendere la caldaia, e quello era quello che potevano fare, in realtà i fenomeni e le evoluzioni che stiamo vivendo li coinvolgono sempre maggiormente. E qui vediamo un po', il mio obiettivo sarà un po' quello di farvi vedere quali sono le motivazioni e quali sono un po' le reazioni che la regolazione sta avendo e che dovrà avere nei prossimi anni per farvi fronte. Partiamo da un po' di evidenze, senza entrare nei numeri, anche perché i numeri evolvono sempre molto, molto rapidamente. Tre caratteristiche: la prima, come dicevo, si tratta di fonti rinnovabili, quindi tendenzialmente l'obiettivo nasce dagli obiettivi molto ambiziosi della decarbonizzazione. E trattasi di fonti in gran parte aleatorie. Le fonti rinnovabili a cui eravamo abituati storicamente erano tendenzialmente la fonte idroelettrica soprattutto, e la fonte idroelettrica sappiamo ha una sorta di governabilità, quindi ha ancora la possibilità di essere utilizzata quando c'è bisogno attraverso i bacini di accumulo, mentre le fonti rinnovabili, diciamo nuove degli ultimi anni, che sono quelle su cui necessariamente dovremmo investire, che sono fotovoltaico e eolico, quindi l'energia del sole e del vento, sono tendenzialmente aleatorie, ovvero ci sono quando vogliono e tendenzialmente non quando servono. E questo è, se vogliamo, l'altro aspetto. Sono molto diffuse loro stesse, quindi se vogliamo intercettare il sole e il vento dobbiamo andarlo a prendere dove c'è, mentre prima con le fonti fossili era possibile concentrare la produzione in grossi impianti. Questo dava una serie di vantaggi, sia perché questi impianti erano gestibili, sia perché erano concentrati, quindi questo aveva una serie di vantaggi. Oggi, come dicevo, bisogna, tra virgolette, interessare anche il singolo cittadino, perché è l'unico modo con cui si riesce a intercettare questa fonte che ha questa caratteristica di diffusione e di aleatorietà, quindi di fatto bisogna renderla compatibile con quello che fa bisogno, perché speriamo che in questo mondo potremo continuare ad accendere la luce quando vogliamo. E l'ultima appunto è legata al fatto che le fonti sono distribuite, quindi necessariamente la generazione dovrà essere distribuita. Questo ha una serie di implicazioni molto molto rilevanti anche in termini di soggetti, perché nel mondo che conoscevamo fino a 10 anni fa il soggetto interessato come rete dalla produzione era soltanto Terna, soltanto la rete nazionale, mentre oggi sempre di più
interessati alla produzione sono anche le imprese distributrici. Imprese distributrici che erano abituate a ragionare con una rete che aveva soltanto carico attaccato, soltanto domanda. Questo, diciamo, da un punto di vista gestionale è molto semplice, perché il carico è molto prevedibile, è una cosa che riesco a dimensionare facilmente. La produzione, con le caratteristiche che ha, invece introduce nuove difficoltà e nuove criticità anche per chi gestisce queste reti, e fa assomigliare paradossalmente la gestione di queste reti molto più alla gestione della rete nazionale come era prima. Questo ha una serie di implicazioni non banali anche dal punto di vista dell'importanza dei soggetti e della regolazione stessa. Ma qua, giusto per riassumere a colori, diciamo, l'evoluzione, anche se non è aggiornata ad oggi, ma gli effetti sono ancora quelli, e poi non ci sono stati grandissimi sviluppi negli ultimi anni, tranne l'ultimo, cioè l'anno in corso, dove invece la ripresa dell'installazione della generazione fotovoltaica, quella gialla, e eolica, quella violetta in alto, dove vedete qui, quello che vedete di fatto è la progressiva in penetrazione delle fonti rinnovabili, anche se in termini di energia ancora limitata rispetto al rosso, che è il gas naturale, e il marrone, che è combustibili solidi ergo carbone, che peraltro, come sapete, durante le crisi cui si faceva cenno prima, ha avuto una sorta di seconda vita, perché lì l'obiettivo era sì fare rinnovabile e risparmiare CO2 e quindi emissioni in atmosfera, ma anche risparmiare gas naturale, perché non c'era, e quindi abbiamo rimesso il carbone, abbiamo avuto dei provvedimenti di massimizzazione della produzione a carbone, paradossalmente, quindi di fatto meno male che ce li avevamo, perché lì c'era un evidente conflitto sperabilmente transitorio tra la sicurezza degli approvvigionamenti e la decarbonizzazione, nel senso che abbiamo ottenuto sicurezza degli approvvigionamenti emettendo più CO2 alla fine, e meno male, come dicevo, che quegli impianti ce li avevamo ancora. Qua lo vedete dal punto di vista della produzione complessiva, questo è un focus solo sulle fonti rinnovabili, e vedete che la parte degli impianti idroelettrici ha ancora una parte rilevante, ma stabile, perché la parte degli investimenti nuovi sugli impianti idroelettrici di fatto è relativamente limitata. Questo è rilevante, invece, lasciate perdere i colori, sopra vedete il numero di impianti e sotto vedete invece l'energia prodotta. Quindi la prima cosa che vedete da questo grafico, peraltro anche qui è voluto fortemente, soprattutto con l'incentivazione al 110%, che ha portato in moltissime case l'installazione di fotovoltaico, quindi il numero degli impianti è cresciuto tantissimo. Vedete che il numero degli impianti sono quasi 1 milione, nel 2020 è tutto giallo in realtà, quindi vuol dire che dal punto di vista della numerosità degli impianti, quindi questi sono impianti piccoli, molto diffusi, e l'ordine di grandezza della numerosità di questi impianti è i milioni, non le centinaia come erano gli impianti grossi termoelettrici, mentre dal punto di vista dell'energia quello stesso numero di impianti giallo fa quella fettina che vedete, che sarà sicuramente in progressivo ampliamento, ma ancora c'è un rapporto molto 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 diverso. Ecco, questo qui vediamo un attimino quelli che sono riassunti gli effetti, un po' li accennavo già prima, e qui ci sono due dimensioni che è importante tenere presenti, che riguardano i sistemi energetici in generale, ma in particolare il sistema elettrico, ma anche quello del gas naturale. Una è la dimensione spaziale, una è la dimensione temporale. Cioè, tipicamente l'energia elettrica non viene prodotta dove serve, questo era vero anche prima, nel senso che anche con gli impianti grossi termoelettrici la rete di trasmissione è stata costruita proprio perché la produzione era lontana da dove serviva l'energia elettrica. La seconda è che tipicamente, questo vale invece per le fonti rinnovabili aleatorie, viene prodotta quando non serve o quando non necessariamente serve. Il picco di carico è la sera, e la sera il fotovoltaico va via, fondamentalmente viene buio. Quindi questo pone due tipi di problemi: uno che c'era già prima ma cambia in qualche modo forma, che è quello di trasmettere l'energia elettrica nello spazio, e quindi, come dicevo prima, serve un potenziamento della rete di trasmissione, perché tendenzialmente le fonti aleatorie non sono solo dove serve da un punto di vista geografico locale, ma sono anche dove serve, nel senso che il vento c'è in certe zone del sud della Sardegna e il sole c'è molto di più al sud che al nord, quindi questo porta dei nuovi problemi di trasmissione di energia elettrica anche su lunghe distanze. Se pensate anche all'eolico tedesco in mezzo al mare, di fatto lì ci sono dei problemi di trasporto anche dell'energia elettrica su lunghe distanze, quindi il tema della trasmissione, del trasporto, si modifica, e si modifica, come dicevo prima, di nuovo il ruolo della distribuzione, perché non ha più soltanto il ruolo di portare l'energia dalla rete di trasporto ai clienti, ma anche molto spesso di rimetterla sulla rete di trasporto perché possa essere veicolata dove deve andare, perché la generazione di quell'energia è localizzata.
Il termine temporale è uno dei dilemmi invece dell'energia, in particolare dell'energia elettrica, è il famoso stoccaggio, cioè se io ho energia di giorno e mi serve la sera, cosa faccio? Quando ne ho tanta la metto da qualche parte e quando ne ho poca la sera me la riprendo. Peccato che lo stoccaggio di energia elettrica sia molto molto costoso ancora, e comunque i trend di discesa dei prezzi dello stoccaggio non sono così promettenti, e quindi di fatto questo resterà un po' un problema fondamentalmente, ed è anche il problema che porta a un certo punto a pensare che qualche forma di gas eventualmente rinnovabile possa rimanere anche per esigenze del sistema elettrico, perché è vero, lo stoccaggio è costoso in termini di spazio, cioè la quantità di energia che io posso accumulare costa molto, quindi io mi posso permettere di accumulare l'energia oggi e usarla stanotte, non mi posso permettere di accumulare l'energia per una settimana e usarla la settimana dopo, o addirittura per una stagione e usarla la stagione dopo, perché mi costerebbe, voi se vi immaginate, se io costruisco dello spazio di stoccaggio, accumulo di giorno e utilizzo di notte, quello stoccaggio lo uso 365 volte all'anno, quindi lo spazio lo utilizzo tante volte per spostare, se invece lo uso stagionalmente lo uso una volta l'anno, quindi quello stesso spazio mi deve rendere 365 volte tanto perché diventi economico, quindi è totalmente, siccome lo stoccaggio sta in piedi con il vantaggio che riesce ad avere spostando energia da periodi in cui i prezzi sono bassi perché ce n'è tanta, periodi di prezzi cui sono alti perché invece ce n'è poca, è, diciamo, lo rende economicamente sostenibile col ciclo giornaliero ripetuto 365 volte, lo rende totalmente antieconomico su cicli stagionali, però sappiamo che d'inverno di sole ce n'è poco e di vento spesso anche in certe zone del paese, quindi questo problema di come faccio ad accumulare energia che riutilizzo in periodi molto lontani nel tempo è un problema molto molto rilevante. E ripeto, il vantaggio dell'utilizzare qualche forma di gas naturale o idrogeno che dir si voglia, cioè di veicolo molecolare, è che lo stoccaggio molecolare costa viceversa ordini di grandezza meno lo spazio, quindi come voi sapete lo stoccaggio gas già oggi viene stoccato durante l'estate per essere poi utilizzato durante l'inverno, quindi ha un costo molto più accessibile, quindi, però per utilizzare poi quel vantaggio sull'energia elettrica ho bisogno di trasformare quel gas in una forma energetica diversa e quindi ritornare a una qualche forma di gas naturale o idrogeno che dir si voglia, cioè accumulo di forme gassose. Poi vedremo anche da un punto di vista della regolazione questo che cosa vuol dire. Ecco, uno degli aspetti che ha coinvolto la regolazione è l'evoluzione del dispacciamento elettrico, cioè quell'attività volta a mantenere l'equilibrio, forse ne abbiamo parlato l'anno scorso in questa sede, volta a mantenere l'equilibrio in ogni istante tra le emissioni e i prelievi, perché chiaramente questa attività diventa sempre più difficile per le ragioni che dicevamo, perché la produzione prima era gestibile, adesso non lo è più. La produzione prima era in posti dove io la potevo controllare, adesso nasce dove vuole e quindi io la devo gestire mano a mano che nasce. Terna oggi ha tantissime richieste di connessione, ha richieste di connessione per 6 o 7 volte gli impianti che dovremmo fare negli obiettivi già molto ambiziosi della decarbonizzazione, quindi un primo problema è anche gestire queste richieste e capire dove mettere questi impianti in modo che siano distribuiti ragionevolmente. Dicevo, quindi questa è una prima sfida che abbiamo colto come regolatore, e siamo partiti con dei progetti pilota già anni fa, e questi progetti pilota avevano proprio l'obiettivo di abilitare nuove risorse che potessero dare al gestore del sistema quella flessibilità di cui aveva bisogno per gestire questo sistema. Quindi flessibilità vuol dire che se in un certo momento ci sono per esempio dei carichi che possono modulare il proprio prelievo, quindi cambiare il proprio prelievo perché magari in quel momento c'è poca energia e quindi il gestore ha bisogno di quel tipo di intervento, questi che prima erano soggetti che non lo facevano perché non c'era bisogno di farlo, adesso piano piano si abilitano per poter partecipare a questi mercati per la gestione della flessibilità gestiti centralmente, e quindi questo è un primo aspetto rilevante, perché chiaramente quanto più le risorse sono diffuse, quanto più io devo essere in grado di controllare quello che posso controllare. Non dimentichiamoci che oggi con l'incentivazione del 110 insieme ai pannelli fotovoltaici spesso si installano anche delle batterie, e la gestione delle batterie a casa nostra è ancora, diciamo, abbastanza così approssimativa rispetto a quello che si può fare per gestirle in maniera ottimizzata centralmente, quindi c'è anche un tema di far partecipare risorse diffuse e piccole ad un sistema centralizzato di ottimizzazione, e quindi questo richiede
che si abbassino molto quelli che tecnicamente si chiamano costi di transazione, cioè il costo che io ho per utilizzare quella risorsa, cioè quella risorsa mi dà un servizio molto importante ma me ne dà poco, quindi se io spendo 200 euro per installare una qualche scheda perché quel meccanismo funzioni, ho speso molto di più di quello che mi rende quell'infrastruttura. Quindi mi trovo in una situazione in cui ho bisogno di infrastrutture piccole e quindi devo far costare molto poco questo sistema centralizzato che le va a gestire. Questa è una sfida rispetto alla quale l'informatica e l'evoluzione digitale ci sta aiutando tantissimo, è stata fondamentale per moltissimi aspetti negli ultimi anni e quindi questo è un aspetto che la regolazione deve recepire gestendo questa parte che precedentemente non c'era. L'altro aspetto molto molto rilevante a mio avviso è quello del ruolo delle imprese distributrici, lo accennavo già prima, l'impresa distributrice deve cambiare in qualche modo mestiere e non è facile cambiare mestiere quando uno fa lo stesso mestiere da 30 anni e soprattutto quando ha una rete che in molti contesti, tipicamente quelli cittadini, Roma è un esempio ma Milano è simile, ha scarse possibilità di grandi sviluppi, cioè non è che uno possa dire alla rete cittadina la triplico perché arrivano tutti questi pannelli fotovoltaici, devo evacuare l'energia, non la posso triplicare, posso fare certi investimenti ma sappiamo ogni volta che scaviamo sotto Roma troviamo fortunatamente qualche bellissimo reperto archeologico ma difficilmente riusciamo a raddoppiare le reti di distribuzione, quindi anche lì la mentalità deve evolvere in una maniera proattiva, cioè deve dire io non posso più fare come prima che se mi si attacca un nuovo carico io sviluppo la rete di distribuzione tutta quella che serve, devo cominciare a gestire questa roba in maniera dinamica anche perché alcuni di questi carichi, la ricarica dell'auto elettrica per esempio, sono carichi che io posso modulare, l'auto elettrica noi l'attacchiamo la sera quando arriviamo a casa ma che si carichi alle 7 di sera, alle 10 o alle 2 del mattino per noi non cambia niente purché la troviamo carica la mattina ma per il sistema cambia tantissimo, quindi è necessario abilitare anche le capacità delle imprese distributrici in collaborazione col gestore nazionale per gestire al meglio la loro rete, come se loro avessero una rete che non possono sviluppare, quindi in certi momenti tutta la potenza che uno vorrebbe prelevare o immettere non ci sta e non ci starà perché non ce la si farà a sviluppare la rete, e però diciamo, è necessario quindi gestire attivamente, perché cosa vuol dire? Che se uno a quel punto mi preleva l'energia o me la immette quella che vuole, salta la rete come è successo recentemente anche nei periodi di caldo e quant'altro. Quindi diciamo, accanto alla tradizionale sviluppo infrastrutturale, che rimane un tema rilevante per tutte le ragioni che dicevamo, c'è invece un tema di gestione e quindi quella regolazione incentivante che cui accennava prima il Presidente Vesseghini riguarda fondamentalmente due profili sul lato energetico. Il primo, che c'era già prima ma deve essere espanso, è quello gestionale, cioè l'incentivazione a gestire al meglio quello che si ha. Recentemente abbiamo imbastito un sistema di incentivazione sul gestore di rete nazionale che va a incentivare il gestore a ridurre i costi complessivi di quell'attività di dispacciamento, che è quell'attività che lui deve fare per tenere insieme tutto il sistema fondamentalmente. Questo è un esempio diciamo, che sta funzionando in questi anni. Aspetti simili sono già in atto anche per le reti di distribuzione. L'altro aspetto molto molto rilevante è la transizione a una regolazione infrastrutturale che non incentiva più, non remunera più il pezzo di ferro, come si diceva prima, e qui ne parlerà la dottoressa Chicca nell'intervento fra un paio, credo, che è l'altra gamba grossa della regolazione, dell'evoluzione regolatoria, che va a vedere invece di incentivare il soggetto a ridurre, a contenere i costi complessivi di sistema, dove i costi complessivi di sistema hanno sicuramente l'elemento infrastrutturale alla base, ma anche un elemento gestionale che deve andare insieme. Quindi non è più possibile regolare o remunerare la singola infrastruttura, si cerca di remunerare il servizio nel suo complesso. Questa non è mia questa, ma la dico lo stesso, dando i crediti al collega che l'ha scritta. E alla fine era un pochino quello che accennavo già all'inizio, cioè tutti questi sviluppi hanno la funzionalità di consentirci di accendere la luce quando serve, e la condizione, paradossalmente, perché questo possa continuare ad avvenire, è che in un mondo in cui spegnere la luce diventi un'opportunità. Che cosa voglio dire, cosa si vuole dire con questo? Che partecipare attivamente a questi mercati, per cui essere un soggetto che nel momento in cui il sistema
a carenza di energia o ne ha troppa, si attrezza per ridurre il proprio prelievo, magari dalla macchina che si sta, dall'auto che si sta caricando, o per aumentarlo laddove serva, diventa funzionale, per cui il soggetto che precedentemente, il cliente finale, prelevava soltanto energia elettrica, si deve attivare per partecipare attivamente, per fare in modo che tutti possano continuare a prelevarla, mentre prima questi servizi erano comunque necessari, ma erano svolti dalle famose centrali grosse che facevano tutto loro fondamentalmente, quindi non c'era bisogno di questa diffusione sul territorio, anche dell'intelligenza, se volete, no? Alla fine si tratta di gestire in maniera intelligente tante risorse e piccole, e quindi il passaggio al piccolo paradossalmente da un punto di vista tecnico ha quel problema che dicevo prima, che bisogna contenere il costo deve essere molto molto limitato per poter gestire queste risorse. Ecco, questo è un po' quello che accennavo prima, legato alla gestione complessiva a livello regolatorio delle problematiche sistemiche, quindi separando sempre meno la gestione dallo sviluppo e cercando di tenerlo il più possibile insieme, perché l'alternativa gestione-sviluppo è un'alternativa che non solo è opportuna dal punto di vista dell'ottimizzazione dei costi, ma diventa necessaria nella misura in cui la risposta in molti casi non può essere lo sviluppo, non può essere la realizzazione di nuove infrastrutture, perché è anche impossibile tecnicamente realizzarle per una serie di motivi che possono essere autorizzativi, logistici, oggettivi. Sappiamo che in un paese come l'Italia la risorsa scarsa è sempre il territorio, da ogni punto di vista, dal punto di vista installazione delle fonti rinnovabili, dal punto di vista installazione della rete, di tutto quanto, per cui di questo dobbiamo tenere presente, quindi è inevitabile cercare di arrivare ad un approccio che cerchi di ottimizzare complessivamente, quindi di non realizzare nuove infrastrutture laddove si può realizzare a costi inferiori una gestione intelligente delle risorse che possa portare comunque agli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili, e garantendo sempre gli adeguati livelli di sicurezza. Ovviamente nessuno vuole che a livello di numero di interruzioni, durata delle interruzioni, cioè quello che ognuno di noi percepisce a casa propria, ma che anche l'industria percepisce dall'altra parte, cioè che il servizio ci sia con continuità, venga a mancare. Questa è la parte degli aspetti che si stanno discutendo principalmente a livello nazionale e europeo, di carattere regolatorio, e che si stanno cercando di in qualche modo di implementare o di migliorare. Il primo è che, mentre inizialmente l'installazione delle fonti rinnovabili non aveva tendenzialmente un limite, si tendeva a dire mettiamo tutto dovunque possibile, quindi nessuno voleva dire in quest'area del paese non si possono installare più rinnovabili, piuttosto che. La situazione in cui siamo adesso, per tutti i motivi che ho già detto prima, intanto per l'estrema ambiziosità degli obiettivi, quegli obiettivi a livello europeo sono estremamente ambiziosi, molti dicono irraggiungibili, ma non è il caso di declinare la raggiungibilità di un obiettivo anni prima, però sicuramente sono molto molto ambiziosi. Molto molto ambiziosi vuol dire che dovremo fare più o meno tutto quello che riusciamo. Allora, se dobbiamo fare più o meno tutto quello che riusciamo, dove andiamo a metterlo diventa fondamentale, perché se lo mettiamo nel posto sbagliato rischiamo che abbiamo tante rinnovabili ma che poi dopo l'energia non arrivi dove serve o non ci sia quando serve. Quindi in realtà l'aspetto di cominciare a declinare dei contingenti, degli obiettivi locali di realizzazione delle fonti rinnovabili, soprattutto quelle incentivate, quando si parla di fonti rinnovabili incentivate, dove alla fine è l'insieme dei consumatori che mette la risorsa economica necessaria per realizzarla, e il cominciare a dire dove devono essere messe è un tema che l'autorità ha sottolineato da anni, ma che finalmente si comincia a tenere presente anche nella normativa e nella regolazione dei decreti che questo determina. Un altro elemento molto molto rilevante di discussione anche a livello europeo è l'introduzione di strumenti, diciamo, è diventato un po' di dominio comune durante il Covid, quando i prezzi sono schizzati e tutti ci siamo accorti che le rinnovabili stavano facendo tanti soldi perché guadagnavano il prezzo di mercato, con un prezzo di mercato molto 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 alto. Le stesse rinnovabili su cui soltanto 2 anni prima ci lamentavamo perché stavamo sussidiando con le bollette dei costi per queste rinnovabili molto 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 elevati, perché gli garantivamo un prezzo riconosciuto. Ora, il punto vero qui è che
per un soggetto che realizza un investimento, la pretesa di avere quell'energia a un prezzo parente del costo di quella produzione è legata al fatto che io garantisca quella, quell'andamento nel lungo periodo, e quindi in realtà che siano presenti dei contratti che stabilizzino questi ricavi e allo stesso tempo stabilizzino i costi per i consumatori. Quindi non è legittimo dire tendenzialmente, beh, forse non dovrei dire in questa sede, non è legittimo, ma diciamo non è del tutto tecnicamente corretto in questa sede sostenere che siccome un costo di un impianto fotovoltaico è 70 euro megawattora per 20 anni, allora se il prezzo è 200 euro megawattora quell'impianto sta facendo tanti soldi, perché magari li sta facendo per una settimana e per il resto della sua vita non prende una lira. Quindi concettualmente, se io voglio ragionare in termini di costo sull'energia di un impianto di produzione, devo ragionare sul lungo periodo, quindi devo ragionare sul lungo periodo per il produttore che sa che per 20 anni prenderà quel prezzo lì e per il consumatore che sa che per 20 anni pagherà quel prezzo lì. Quindi trovare strumenti di copertura di lungo periodo, quindi di contratti di lungo periodo, questo è un aspetto che anche in Europa si sta iniziando a considerare, perché ci si è accorti che il mercato da solo questo tipo di contrattualizzazione tende a non farla e che quindi questo può minare alla radice sempre quei famosi obiettivi molto sfidanti di prima, perché quegli obiettivi sono molto sfidanti, ma poi ci si aspetta che sia il mercato a realizzare quegli investimenti e il mercato li realizza se trova in valore atteso una copertura per quel tipo di investimento. Poi c'è il tema delle comunità energetiche e dell'autoconsumo, quello molto noto che ha una serie di valori, poi li vediamo rapidamente un attimino dopo, e che di fatto ha il principale obiettivo proprio di coinvolgere l'utenza diffusa, cioè di far capire e di trovare modalità per cui ciascuno abbia chiaro il fatto che non solo deve partecipare attivamente alla parte infrastrutturale, quindi installando rinnovabili piuttosto che accumuli, ma deve partecipare attivamente anche alla loro gestione per fare in modo che il sistema possa continuare a funzionare come siamo abituati. Questo è un esempio banale, non perché voi dobbiate diventare esperti di tecnica, ma solo per farvi un esempio pratico di quello che vuol dire a volte sul piccolo e sul diffuso modifiche banali. Questo è un esempio di casa nostra, chiunque di noi abbia installato un impianto fotovoltaico ha uno schema di questo tipo, dove quello verde è il misuratore, diciamo, dell'Enel, quello classico al confine di casa, dopodiché c'è la parte consumo, che è casa nostra che consuma, e il pannellino che produce, che ha a sua volta una misura della produzione, che non è rilevante ai fini economici, perché la misura viene fatta al confine, quindi ogni pago quello che prelevo e mi viene pagato quello che metto in rete, quello che autoconsumo, non lo vede nessuno da un punto di vista commerciale, ma è comunque un qualche cosa che viene installato. Recentemente l'autorità, nel mese prima dell'estate, ha fatto una modifica apparentemente banale nella struttura che viene richiesta in questo tipo di installazione, prevedendo che per gli impianti molto piccoli quella roba rossa, che è un misuratore sulla produzione, non ci debba più essere. Questa apparentemente banale semplificazione ha cambiato di un ordine di grandezza in positivo le difficoltà che le imprese distributrici avevano, ed erano tutte in ritardo. Chiunque abbia provato a installare un pannello fotovoltaico a casa può avere avuto esperienze di ritardi nella connessione, quindi di richieste che vengono soddisfatte con settimane, a volte mesi di ritardo. Perché? Perché il funzionario dell'impresa distributrice doveva uscire, venire a casa nostra e montare quell'affare lì. Il fatto che quell'affare non sia più obbligatorio montarlo fa sì che il distributore possa fare tutte le attività da remoto, e questo ha cambiato drammaticamente i famosi costi di transazione di prima, cioè installare un impianto fotovoltaico dal punto di vista gestionale e amministrativo costa molto meno e soprattutto è molto più veloce. Quindi una modifica apparentemente banale regolatoria che porta un vantaggio molto rilevante. E questo vale, attenzione, sempre, questa è una sfida molto molto importante, quella dei costi di transazione, che riguarda anche il mercato retail, liberalizzazione del mercato retail in generale, perché proprio ci si rende conto del fatto che ci sono servizi diffusi che hanno un valore soltanto se aggregati a livello importante, perché possono essere utilizzati, e quindi ci sono numeri rilevanti di contatti con le persone, numeri rilevanti di contratti, e quindi soltanto una gestione amministrativamente molto semplificata può essere in grado di gestire in maniera efficiente questo tipo di,
di situazione. Qua vediamo un po' di benefici delle famose comunità rinnovabili, ci sono quelle rinnovabili, quelle dei cittadini, diciamo la regolazione europea, il pacchetto, l'ultimo pacchetto di regolazione europea ha introdotto vari modelli. Ora, da un certo punto di vista il modello della comunità energetica può sembrare un modello un po' involuto, perché è come noi abbiamo realizzato un mercato nazionale, energia elettrica e gas, poi l'abbiamo ampliato a livello europeo e poi quello gas abbiamo avuto la pretesa di ampliarlo anche a livello mondiale con tutte le conseguenze che abbiamo visto. Adesso con le comunità energetiche ci stiamo un po' raccontando che ognuno, diciamo, nel nostro circondario possiamo fare tutto noi e mettere insieme le cose e diventiamo indipendenti. Non è così. Il mondo del futuro avrà molto bisogno che le risorse distribuite partecipino attivamente a un obiettivo comune centralizzato anche da un punto di vista di gestione che non potrà essere delegato alla gestione diciamo diffusa. Quindi io non è che se produco e consumo in quel momento a casa mia l'energia o uso l'accumulo per accumulare al massimo durante il giorno sto facendo la cosa giusta a livello sistemico. Potrei non starla facendo perché magari in quel momento l'energia costa moltissimo e quindi invece di accumularla mi converrebbe erogarla, per dire l'accumulo si carica durante il giorno e comincia a scaricarsi, si scarica durante la notte in maniera piatta, ma nelle 3 ore serali l'energia vale 3 volte quello che vale nel resto della notte, quindi se io dovessi gestire quell'accumulo in maniera ottimizzata dovrei vendermi tutta l'energia nelle 3 ore serali e poi prelevare durante la notte dalla rete per andare a soddisfare il mio carico residuo. Questo è qualcosa che non accade, quindi concettualmente la comunità energetica ha una serie di vantaggi rilevanti, che sono quelli che qua abbiamo cercato di inserire, che sono più che altro di coinvolgimento e di consapevolezza dell'utenza diffusa del fatto che esiste un problema e che quel problema vada affrontato. Ma da un punto di vista poi gestionale ci dovrà essere un secondo step dove dal passaggio, diciamo, dell'economia di mercato un po' al baratto, no? Dove dice ognuno si scambia l'energia con se stesso, non è che la va a comprare nel mercato all'ingrosso, dici no, se ci sono dei prezzi, uno degli obiettivi principali dell'economia di mercato dei prezzi è di fare da driver sia per chi produce sia per chi consuma per ottimizzare il processo, quindi il fatto di passare a un'economia in cui io consumo quello che produco o addirittura lo consumo col mio vicino non è sicuramente un qualche cosa che diciamo, è positivo da questo punto di vista, però ha sicuramente una serie di vantaggi che sono poi le ragioni per cui sono state introdotte, che sono più che altro dal lato del coinvolgimento dell'utenza diffusa e della diffusione di una cultura energetica diffusa. Questo è un cenno che avevo fatto all'evoluzione del testo integrato della dell'autoconsumo diffuso, che è dove è stato un po' razionalizzato tutto questo aspetto delle comunità energetiche e dell'autoconsumo. Qua ci tengo soltanto da un punto di vista amministrativo, questo ci siamo confrontati anche con la giustizia amministrativa, diciamo, su questo punto, perché la regolazione europea mette sulle comunità energetiche di fatto due obiettivi. Una, il fatto di poter autoconsumare e avere, diciamo, i vantaggi che questo riconosciuti, i vantaggi che questo porta sul sistema, ma l'altro, quello di mantenere anche la possibilità per i consumatori che partecipano alle comunità di acquistare e vendere energia dal proprio venditore, quindi di non essere obbligati a, diciamo, chiudersi contrattualmente con la produzione che fa parte della comunità energetica. La comunità energetica normalmente nasce con un insieme di consumatori che costruiscono una fonte di un pannello fotovoltaico piuttosto che un accumulo, si mettono insieme per gestirlo al meglio. Quindi come attuazione regolatoria abbiamo cercato di creare un modello che abbiamo chiamato modello di autoconsumo virtuale, in cui dal punto di vista commerciale il consumatore preleva l'energia elettrica e la paga al proprio fornitore, il produttore immette l'energia elettrica e la può vendere dove ritiene, anche ai consumatori ma anche a prezzi di mercato, dopodiché il vantaggio della comunità energetica viene riconosciuto automaticamente andando a misurare l'energia che in quel momento viene prodotta e consumata all'interno della comunità, e su questa energia viene riconosciuto, in termini quasi di incentivo, il vantaggio che questa esistenza della comunità crea al sistema. Quindi si è cercato di mantenere contemporaneamente valido sia il modello in cui il produttore vende l'energia dove vuole e il consumatore l'acquista dove vuole,
sia il fatto che appunto il fatto di avere l'energia autoconsumata localmente può creare dei vantaggi perché non mi richiede di costruire rete, mi dà dei vantaggi dal punto di vista sistemico e questo viene riconosciuto con un corrispettivo che viene riconosciuto esplicitamente. Quindi questo consente un po' la convivenza di quegli obiettivi che dicevo prima e questo è quello che trovate di fatto riassunto qui. E con anche una dovizia di particolari sull'aspetto che ho richiamato. Questo era un po' quello che volevo richiamare stamattina. Grazie. Grazie. Grazie al dottor Massimo Ricci, il quale ha evidenziato con grande chiarezza l'utilità di poterci formare una cultura energetica diffusa. Mi hanno colpito queste espressioni che per noi giuristi sono poco frequenti, che però saranno sempre più presenti nel nostro linguaggio. L'utenza diffusa, i benefici sistemici che derivano da queste comunità di energia, anche la possibilità di poter avere questi obiettivi comuni centralizzati, e noi vediamo nella giustizia amministrativa questi obiettivi quando si tratta di realizzare gli obiettivi stessi. Noi ci occupiamo della realizzazione degli impianti, dei permessi, perché voi programmate sicuramente, però bisogna vedere come in sede locale ci sia o meno l'attuazione di questi progetti. Ci sono sicuramente attività libere, immaginate i pannelli fotovoltaici in alcuni luoghi, si tratta di attività edilizia libera, ma a volte quando si tratta di aree vincolate, voi sapete che oltre il 50% del territorio nazionale è sottoposto a vincolo paesaggistico, per non parlare poi dei vincoli archeologici a cui lei ha fatto riferimento, si tratta di ottenere particolari permessi, particolari procedimenti, le conferenze dei servizi e quindi anche la tematica del consumo di suolo, perché a volte occorre anche realizzare immaginate le paleoliche che implicano diciamo delle incidenze e delle permeabilizzazioni che prima non c'erano sui territori. E noi ci occupiamo anche di questi valori in conflitto, noi solitamente parliamo dei valori confliggenti ambiente e paesaggio, perché magari per avere energia rinnovabile occorre realizzare queste paleoliche, ma sotto il profilo paesaggistico potrebbero essere un pugno nell'occhio. Ecco, quindi che a volte si tratta di avere una visione d'insieme e anche sotto questo profilo, da un lato le vostre attività programmatorie, dall'altro la consapevolezza che poi vanno messe nella migliore pratica questi impianti, allora ecco qui l'utilità di questo dialogo. Grazie, ammiterei qui al banco, non degli imputati ma dei relatori, il Presidente Claudio Contessa, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che ci parlerà del consolidamento e del riordino normativo in materia ambientale ed energetica. Prego, Presidente Contessa. Grazie innanzitutto agli organizzatori di questo incontro, agli amici dell'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa e anche all'amico Paolo Del Vecchio, il coordinatore dell'Ufficio Studi dell'Ufficio Legale di Arera, per avermi coinvolto in questo importante incontro sul tema dei rapporti fra il ruolo di Arera e in qualche modo i rapporti fra il ruolo dell'autorità di settore e lo stesso giudice amministrativo, come molto bene ci ha ricordato il Presidente Maruotti. E ringrazio in particolare il Presidente Maruotti per aver ricordato nella sua introduzione il tema delle innovazioni, delle fondamentali innovazioni che sono state apportate sui temi di nostro interesse dalla legge costituzionale 1 del 2022, no? Quella che in qualche modo in una semplificazione giornalistica viene richiamata come la legge dell'ambiente in Costituzione. E lo ringrazio in particolare perché per quanto conti la mia esperienza professionale ho avuto l'onore di essere il capo dell'ufficio legislativo di quello che all'epoca si chiamava Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente, della Sicurezza Energetica, proprio nei mesi in cui prendeva forma e in cui veniva approvato il disegno di legge costituzionale che poi sarebbe divenuto la legge 1 del 2022, appunto di modifica, come ci ricordava il Presidente Maruotti, degli articoli 9 e 41 della Costituzione, quindi questo assume per me una particolare importanza. Allora, mi è stato chiesto di svolgere qualche considerazione sul tema dei rapporti fra il consolidamento e il riordino normativo
normativo nella materia ambientale e energetica. E questo tema, diciamo così, non nasce per caso, questo tema ha una precisa matrice, un preciso momento di genesi, in quanto a gennaio di quest'anno e successivamente a luglio di quest'anno il ministro Pichetto Fratin, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha anticipato un'importante iniziativa normativa, lo ha fatto l'ultima volta a luglio in una sede particolarmente autorevole, alla Camera dei Deputati, in sede di presentazione del rapporto Ecomafie 2023, quindi in una sede particolarmente autorevole, ha anticipato il ministro Pichetto Fratin un'importante iniziativa di riordino normativo, in particolare l'istituzione di una commissione di esperti incaricata di operare una riforma, una profonda riforma complessiva del testo unico ambientale del 2006, testo unico ambientale che qualcuno nella codificazione, nella qualificazione normativa chiama codice dell'ambiente o testo unico dell'ambiente, un testo che nel corso degli anni ha avuto sempre qualche difficoltà di collocazione sistematica. Non dimentichiamo che per quanto conti l'autoqualificazione normativa, il decreto legislativo 152 del 2006 ha una rubrica legis particolarmente scarna e rubricato norme in materia ambientale, quindi non si autoqualifica come codice, non si autoqualifica come testo unico, si autoqualifica come generico testo recante alcune norme in materia. L'opinione più diffusa è quella di ritenere che questo testo rappresenti un testo unico, un importante testo unico, probabilmente per le ragioni che poi andrò a esporre, probabilmente non ha in questo momento storico la dignità di un codice di settore, ma su questo torneremo. Ora, in questo momento noi non disponiamo di elementi di dettaglio sull'iniziativa normativa in corso, noi abbiamo motivo di ritenere che l'iniziativa assunta dal ministro Pichetto Fratin si tradurrà essenzialmente in due momenti tradizionali, del tutto tradizionali: la fissazione di un disegno di legge delega, presentazione di un disegno di legge delega da parte del governo, quasi certamente sarà un DDL di delega di iniziativa governativa. Molto probabilmente questa legge delega, lo schema del disegno di legge delega sarà scritto dalla stessa commissione che poi verrà incaricata di redigere lo schema di decreto delegato. Probabilmente ci potrà essere un'iniziativa ad hoc attraverso appunto un disegno di legge autonomo, o più probabilmente questo disegno di legge delega potrebbe confluire in un pacchetto più ampio di deleghe di riforma patrocinate dal Ministero attualmente coordinato dal Presidente Casellati. E poi ci dovrebbe essere l'adozione del decreto legislativo all'esito di un iter di approvazione che ci aspettiamo essere quello tradizionale, no? Con deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, passaggio in conferenza unificata, si auspica un passaggio per il parere del Consiglio di Stato, un passaggio alle commissioni parlamentari competenti per materia. Perché dico che auspico un passaggio al Consiglio di Stato? Qui la memoria storica non ci deve abbandonare, non dimentichiamo che il testo unico del 2006 non passò al parere del Consiglio di Stato. Noi sappiamo che ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 400, non è formalizzata la necessità del parere del Consiglio di Stato. Sappiamo che negli anni 2000 c'era un orientamento di politica legislativa non particolarmente favorevole all'assunzione del parere del Consiglio di Stato a fronte dei grandi testi di riforma. Negli anni più recenti invece invalsa un orientamento, che per quanto conti la mia opinione condivido pienamente, finalizzato ad assumere il parere del Consiglio di Stato a fronte dei principali disegni di riforma organica di settore. Questo ormai da alcuni lustri a questa parte è largamente invalso, ma attenzione, è necessario che venga previsto nella singola legge delega, perché non c'è una previsione generale in Costituzione. Quindi a mio modo di vedere è del tutto auspicabile che l'emanando disegno di legge delega preveda il parere del Consiglio di Stato. Ora, l'iniziativa assunta dal Ministro Pichetto, anticipata dal Ministro Pichetto Fratin, mi consente di svolgere alcune considerazioni essenzialmente su tre grandi ambiti. Il primo riguarda, diciamo così, il passato, i primi 17 anni di vita del testo unico ambientale del decreto 152 del 2006 e le ragioni che hanno indotto ad appena 17 anni dalla sua adozione. Ma sapete, in termini normativi 17 anni è un periodo lunghissimo,
nella logica della codificazione che dovrebbe proiettarsi in un tempo indefinito, una modifica dopo appena tre lustri è un fatto che va spiegato. Quindi qualche considerazione appunto sul passato, su questi primi tre lustri circa di vita del testo unico e sulle ragioni che hanno indotto e stanno inducendo a una sua profonda rivisitazione. Il secondo riguarda anch'esso il recente passato, no? E mi porterà a svolgere alcune considerazioni sulle iniziative di consolidamento, riordino normativo e codificazione che hanno caratterizzato la normativa degli ultimi 25 anni circa. Ma sapete, parliamo da alcuni decenni di iniziative di riordino e di riassetto normativo, ma il legislatore ogni 5 anni circa cambia lo strumento principe per svolgere queste iniziative di riordino normativo. Quindi probabilmente se la domanda è: ma quale sarà la configurazione istituzionale del codice prossimo venturo? Probabilmente alcune considerazioni le dovremo svolgere. Sarà un testo unico, sarà un codice organico, sarà una mera compilazione di settore? Questo è un tema che dovremo porci. Il terzo ambito delle mie riflessioni riguarderà invece qualche considerazione sul futuro, su ciò che ci aspetta nei prossimi mesi, nei prossimi anni, cioè sui contenuti che potrebbe, a mio modo di vedere, dovrebbe avere l'emanando codice, in particolare sui cruciali temi che sono un po' il filo rosso che attraversa tutte le riflessioni della giornata di oggi, tutti i cruciali temi dei rapporti fra la tutela dell'ambiente e i temi della sicurezza energetica, che, lo anticipo già da questo momento, sono in qualche misura il grande assente nell'ambito dell'ordito del testo unico del 2006. Il testo unico del 2006 parte da un'impostazione che lascia sostanzialmente sullo sfondo i temi della sicurezza energetica, li lambisce in alcuni momenti, li intercetta in alcuni momenti, ma come focus dell'attenzione disciplinare altri ambiti. Allora partiamo dal primo degli ambiti a cui ho fatto riferimento, no? Qualche considerazione sul recente passato, sui primi 17 anni di vita del testo unico ambientale. Ma diciamo che il testo unico ambientale ha 17 anni di vita, è un adolescente per così dire, ma insomma questi 17 anni sono stati piuttosto travagliati e diciamo che li mostra davvero tutti. Da una ricerca di primissimo livello, è possibile farla su normativa, noi possiamo dedurre che in questi appunto circa tre lustri di vita del testo unico ambientale del 2006, in questi primi 17 anni, il testo ha subito 176 modifiche nel corso di 17 anni, quindi parliamo all'incirca di un po' più di 10 modifiche l'anno, all'incirca una modifica al mese per quanto possano contare le statistiche in questo ambito. Questo lo dico diciamo anche con un certo senso di colpa, perché quando ho avuto l'onore di presiedere l'ufficio legislativo di quel ministero, io a mia volta sono stato portatore di alcune modifiche. Certo, è un testo che non ha conosciuto, se la logica dei testi unici di settore, dei codici di settore, quello di garantire stabilità normative in un certo ambito disciplinare, questo testo avrà sicuramente molti pregi, ma il pregio della stabilità normativa nel corso degli anni questo testo non l'ha certamente avuta. Ancora, stabilità dal punto di vista dell'assetto costituzionale. Solo negli 8 anni, gli anni cruciali della vita utile di questo testo, fra il 2008 e il 2016, il testo unico ambientale è stato oggetto di 7 pronunce di incostituzionalità, no, numerosissime le pronunce di inammissibilità, di manifesta infondatezza, ma ben 7 pronunce di dichiarazione di incostituzionalità di numerose disposizioni del nostro testo. Dobbiamo dire che in realtà il testo del 2006 nasceva in un momento storico particolarmente complesso per disciplinare una materia al confine fra le competenze statali e le competenze regionali. Era un testo che nasceva nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, per così dire, nasceva nel momento all'indomani dell'approvazione della modifica del titolo quinto della Costituzione, nasceva in una materia, quella lato senso della disciplina del territorio e delle principali ricadute in materia ambientale, che era una materia non res litigiosa, ma res litigiosissima. Quindi non c'è da stupirsi se nel corso degli anni questo testo abbia rappresentato uno dei
più martoriati dalla giurisprudenza costituzionale, perché sostanzialmente la stragrande maggioranza delle pronunce di incostituzionalità hanno riguardato il tema delle prerogative regionali e il tema del rispetto delle norme interposte di matrice eurounitaria. Il dato di fatto però è che nel corso degli anni questo testo ha conosciuto numerose declaratorie di incostituzionalità. Ancora nel corso del tempo numerosissime delle disposizioni del testo unico hanno costituito oggetto di procedure di infrazione in ambito unionale, in particolare in alcune submaterie particolarmente sensibili, come quello delle procedure ambientali, della gestione dei rifiuti, una tematica sulla quale la Repubblica Italiana è da sempre sorvegliato speciale in ambito unionale, e in materia di qualità dell'aria. Anche qui i dati numerici a volte spiegano più di moltissime parole. In questo momento storico, sulla base dello scoreboard europeo, sapete, la Commissione europea periodicamente fa una sorta di pagellina comparativa fra i diversi stati membri per dire tu sei più bravo, tu sei meno bravo. In questo momento noi abbiamo 77 procedure di infrazione aperte a livello europeo. Non è uno dei periodi peggiori della nostra storia. Nei primi anni 2000 la Repubblica Italiana viaggiava intorno alle 200 procedure di infrazione, le abbiamo diminuite di due terzi. Certo, 77 procedure di infrazione non sono poche. Di queste 77, 15 riguardano la materia ambientale, quindi all'incirca una su 5, e questo ci porta a dire che ognuna di queste poi si articola in numerosissime censure. Questo ci porta a dire che la materia ambientale e la disciplina nazionale in materia ambientale, il testo unico in particolare, rappresenta anch'esso una sorta di sorvegliato speciale a livello europeo. Bene, io credo che questo per darci un po' un quadro appunto di un testo del quale non possiamo, non dobbiamo dire pregiudizialmente male, ma in relazione al quale, a mio modo di vedere, si può predicare sicuramente l'esigenza di un profondo ripensamento, anche sulla base degli impulsi costituzionali ai quali ha fatto riferimento il presidente Marotti. Ora, io credo che alla vigilia dell'iniziativa, dell'imminente annunciata iniziativa di riforma, siano quattro in particolare gli aspetti di criticità che caratterizzano il testo unico del 2006 e che in qualche modo rendono urgente una sua rivisitazione. Il primo aspetto di criticità lo possiamo così sintetizzare, no? Si tratta di un testo che in qualche modo risente di un'impostazione sostanzialmente antagonista per quanto riguarda i rapporti fra i valori dell'ambiente e del paesaggio e gli interessi generali della produzione e della sicurezza energetica, e in qualche modo questo testo unico risente di un'impostazione, ce lo ricordava il presidente Besseghini nella sua introduzione, di un'impostazione per così dire gerarchica fra i valori ambientali e quelli della produzione. Questo, al di là di qualunque giudizio di valore, no? L'esame del tema ci porterebbe troppo lontano, ma sicuramente è un'impostazione di fondo che caratterizza come una sorta di filo rosso tutto il testo unico del 2006 e che in qualche modo, in una nuova articolazione basata sulla centralità della sicurezza energetica, probabilmente va, non dico rimeditata, ma sicuramente va approfondita. Ancora, si tratta di un testo concepito in un momento storico, gli anni immediatamente successivi all'emanazione del titolo V della Costituzione, in cui a livello costituzionale la questione ambientale non aveva una sua precisa connotazione. Parliamo di un momento storico in cui gli unici riferimenti in Costituzione ai valori ambientali erano nell'articolo 117, secondo comma della Costituzione. Sostanzialmente la materia ambientale era un tema di riparto di potestà legislative e potestà amministrative fra Stato e Regioni, ma non c'era uno statuto costituzionale delle matrici ambientali. La Corte Costituzionale aveva ricostruito, lo ricordiamo bene, uno statuto costituzionale della materia ambientale, essenzialmente fondandosi sull'articolo 9 della Costituzione, ma mancava, al di là del fondamentale apporto della Corte Costituzionale, mancava una vera disciplina. E ripeto, i temi dal punto di vista testuale, l'unica disposizione che ne parlava espressamente era una disposizione che si occupava di azione fin regundorum fra Stato e Regioni, e nei primi anni di attuazione del codice le azioni fin regundorum fra Stato e Regioni hanno rappresentato un po' il cuore dell'applicazione di questo testo, e questo probabilmente ci ha portato un po' lontano da un'analisi puntuale sul cuore delle questioni disciplinari. Terza questione, terzo aspetto di criticità: il testo unico del 2006 in qualche modo si limita a lambire
i numerosi, gli innumerevoli rapporti che esistono fra le tematiche ambientali e quelle energetiche, il cuore delle riflessioni di oggi. Ed è un testo che non sembra attribuire appunto la dovuta centralità al tema della sostenibilità nell'ambito delle politiche energetiche e a quello dell'orientamento delle politiche energetiche al contrasto ai cambiamenti climatici. Era un tema, sì, che era già presente in parte nel dibattito scientifico negli anni in cui il codice veniva concepito, ma nell'ambito in relazione al quale il codice non prende una posizione netta, perché sostanzialmente era una sorta di testo unico, di compilazione di disposizioni preesistenti che non aveva e non poteva avere, per carità, al di là di qualunque giudizio di valore, una piena presa di coscienza di queste tematiche. Ancora il quarto ambito, il quarto punto di criticità di fondo di questo testo, è che si tratta di un testo che deve necessariamente essere attualizzato al rinnovato quadro costituzionale, quello introdotto alla legge 1 del 2022, che, come ricordiamo bene ce l'ha ricordato il Presidente Marotti, pone una rinnovata centralità agli obiettivi di tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. E noi ricordiamo che in qualche modo il testo unico del 2006 era fondato su un'impostazione di protezione statica dei valori ambientali, no? C'era una compromissione dei valori ambientali, c'era un ripristino dei valori ambientali, c'era nei limiti del possibile una messa a sistema, una messa a regime delle operazioni di tutela, ma attraverso un approccio sostanzialmente statico. Bene, il nuovo quadro costituzionale impone invece una visione, per così dire, dinamica, una disposizione che non si proietta su un raggio di alcuni anni, ma che appunto mette al centro i temi della sostenibilità energetica e ambientale, secondo un approccio che quindi necessariamente impone una rivisitazione profonda del testo. E questo mi porta a svolgere qualche considerazione, esaurite le considerazioni sulle ragioni storiche che inducono e sulle ragioni di contesto che inducono una profonda rivisitazione del testo, domandiamoci quali potranno essere gli strumenti, quale potrà essere appunto la nuova configurazione e la nuova collocazione istituzionale di questo testo, cosa si farà, che tipo di riforma dovrà essere posta in atto, un testo unico compilativo, un testo unico fonte, una codificazione di settore, un certo numero di piccoli codici di settore, ognuno riguardante un microambito settoriale. E questo in qualche modo ci porta a domandarci, come giudici amministrativi, come operatori del diritto pubblico e come persone che a diverso titolo partecipano al momento alla riflessione in atto, ci porta a farci qualche domanda sugli interventi che negli ultimi 25 anni circa hanno caratterizzato appunto il tema del riordino normativo. Non è che ci sono mancate le idee negli ultimi 25 anni, probabilmente ne abbiamo avuto anche troppe di idee, e all'incirca l'impostazione di fondo del legislatore è cambiata a cadenza circa quinquennale. Quindi ora, con tutti i rischi della semplificazione, noi ricordiamo che negli ultimi 25 anni circa l'approccio del legislatore al tema del riordino dei processi di semplificazione normativa si sono articolati essenzialmente in 5 momenti di evoluzione. Ripeto, naturalmente si tratta di un'estrema semplificazione e sconta tutti i rischi delle semplificazioni. La prima fase si colloca all'incirca fra il 1997 e il 2001, no? È la fase caratterizzata dal cosiddetto approccio della semplificazione mediante delegificazione attraverso la cosiddetta le leggi Bassanini, ma in particolare la prima delle leggi Bassanini, la 59 del 97. Qual era il punto forte, qual era il punto debole di questa impostazione? Secondo la maggior parte degli osservatori, il punto forte era quello di puntare a una decisa semplificazione e di affrontare il tema della crisi della legislazione. Alcuni dei punti deboli di questa impostazione di fondo era che non è detto che delegificazione automaticamente significhi semplificazione. Si può fare un regolamento complicatissimo e malfatto che sostituisce una legge complicatissima e malfatta, quell'equazione secondo cui delegificazione comporta automaticamente semplificazione è un assunto non solo non dimostrato, ma molto difficilmente dimostrabile nei fatti. E poi questo approccio della semplificazione mediante delegificazione è un approccio che ha incontrato numerosissime difficoltà concrete,
proprio all'indomani della riforma del titolo V della Costituzione, che come ben ricordiamo ha reso estremamente più complessa l'individuazione degli ambiti di normazione regolamentare da parte dello Stato, riducendoli soltanto all'ambito delle materie di potestà legislativa esclusiva statale. E noi sappiamo che nel corso degli anni il tema dell'individuazione delle materie di potestà legislativa statale, le uniche sulle quali lo Stato ha una potestà regolamentare, ha dato luogo a un contenzioso costituzionale pressoché infinito. Quindi grandi punti di forza sulla impostazione della semplificazione mediante delegificazione, ma in questa materia, e in particolare questo strumento nella tematica ambientale ed energetica, è uno strumento che nel corso degli anni è stato pochissimo utilizzato per ragioni appunto ben identificabili. La seconda fase è stata quella caratterizzata dalla breve ma intensa stagione dei testi unici misti, no? I testi unici misti che avevano preso l'abbrivio dalla legge 50 del 1999, una delle leggi di semplificazione, i testi unici misti che hanno caratterizzato con forza una certa stagione normativa ai primi anni 2000, dando anche luogo a importanti testi di riforma, il testo unico edilizia, il testo unico sugli espropri. Qui abbiamo l'onore di avere il padre del testo unico in questione, il testo unico sulla documentazione amministrativa, quindi è una figura che in qualche modo ha dato luogo nel corso degli anni a ricadute concrete particolarmente importanti, ma che ancora una volta scontava alcune difficoltà di contesto, essenzialmente l'esigenza di individuare una sorta di commissione fra la norma primaria e la norma regolamentare ha dato molti vantaggi di contesto, ma nel corso degli anni poi ha dimostrato anche alcune difficoltà di fondo che hanno portato a un abbastanza pronto abbandono di questo modello. La terza fase è stata avviata alla metà degli anni 2000 attraverso un ritorno al sistema della codificazione, e questo momento storico è stato caratterizzato da un ritorno ai codici di settore. In qualche modo il codice ambientale del 2006, il testo unico ambientale del 2006 è figlio di questo momento storico, no? Abbandono dei testi unici misti, ritorno a una codificazione di settore attraverso una raccolta organica delle disposizioni vigenti in un certo ambito dell'ordinamento, con una certa ambizione alla completezza disciplinare. Probabilmente noi possiamo dire che in questo momento storico, i primi anni 2000, il modello più compiuto di questa forma di codificazione era quello del cosiddetto codice d'Elise, il codice dei contratti pubblici del 2006. Il testo unico ambientale probabilmente non ha tutte le caratteristiche tipiche di un codice di settore, quindi probabilmente non possiamo ascriverlo a questa figura. Nel 2009 il legislatore introduce la figura dei testi unici meramente compilativi, che hanno avuto un grosso vantaggio e un grosso svantaggio. Il grosso vantaggio è quello di ricordare, secondo una tradizione tipica dell'ordinamento francese, che in parte noi abbiamo mutuato nel nostro ordinamento, quella di ricordare la distinzione fra i testi unici meramente compilativi i testi unici, avevo detto complicativi, compilativi i testi unici misti e quelli innovativi. Lo svantaggio o la criticità di questo strumento introdotto nel corso del 2009 è stato che questo strumento non ha avuto praticamente nessuna ricaduta pratica, e non ha avuto nessuna ricaduta pratica se non in ambiti davvero limitatissimi, perché è estremamente difficile in molti casi andare a trovare il vero tratto distintivo fra la mera compilazione con adeguamento del linguaggio e con conformazione di ambiti secondari rispetto a quella che è la vera e propria innovazione. Ora, al di là di qualunque giudizio di valore, noi diciamo che questa figura nel corso degli anni non ha avuto una vera ricaduta pratica. Veniamo invece ai tempi più recenti. In tempi più recenti, pur rimanendo fermo il ricorso alla figura dei codici di settore, probabilmente la figura più importante negli ultimi anni è quella del codice dei contratti pubblici del 2023, che ha
acceso un nuovo e fortissimo dibattito sulla materia della contrattualistica pubblica, però al di là appunto della conferma della figura dei codici di settore, si è assistito in qualche modo a un ritorno della figura dei testi unici di settore, attraverso una sistemazione organica, anche in questo caso, di un intero settore attraverso una specifica delega legislativa. E questo ha creato a volte la difficoltà di individuare il vero tratto distintivo fra un testo unico di settore e un codice di settore. Abbiamo avuto negli anni più recenti, fra il 2016 e il 2021-22, numerosi ricorsi alla figura dei testi unici di settore. Pensiamo al testo unico sulle società a partecipazione pubblica del 2016, alla recente figura del testo unico sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, il decreto 201 del 2022. Si tratta di testi di settore che aspirano a una completa definizione della materia settoriale, ma che non assurgono la dignità di codice. E questo ha portato molti degli osservatori a domandarsi quale sia il vero tratto distintivo fra questa figura, appunto, dei testi unici di settore e quella dei codici di settore. Probabilmente si può dire che se un tratto distintivo può essere individuato è quello di, secondo cui i testi unici di settore non aspirano alla completezza disciplinare propria dei codici di settore. Perché ho ritenuto utile fare questa breve panoramica, ripeto, con tutti i limiti delle semplificazioni in settori particolarmente complessi? Perché il momento storico in cui si mette mano a un'importantissima riforma di settore su un fondamentale settore della vita del diritto pubblico e della vita dei cittadini, come ci ricordava il Presidente Marotti, la scelta del corretto strumento normativo è quantomai fondamentale. E quindi questo ci porta a svolgere qualche considerazione sulla configurazione, sulla struttura e sui possibili contenuti che potrebbero caratterizzare l'emanando decreto legislativo in materia ambientale, sul quale, come dicevamo, non abbiamo in questo momento elementi concreti, ma sul quale possiamo svolgere, sulla base dell'esperienza del più o meno recente passato, molte considerazioni di contesto. Ora, partiamo con il dire che il decreto 152, appunto, a mio modo di vedere, non può essere qualificato come un codice di settore. E ripeto, per quanto conti l'autoqualificazione, in qualche modo saggiamente gli estensori del testo del 2006 mantennero una sorta di self-restraint, no, sull'autoqualificazione, e rubricato norme in materia ambientale con una qualificazione normativa che ho trovato molto raramente nella normativa degli ultimi lustri. Il testo del 2006 reca sì una disciplina piuttosto completa delle tematiche strettamente ambientali, no? In materia di bonifiche, in materia di procedure ambientali, in materia di processi, di procedure abilitative e autorizzative, ma è carente di numerosissimi ambiti disciplinari, sia per quanto riguarda le tematiche strettamente ambientali, sia per quanto riguarda la tematica dei rapporti fra le matrici ambientali e le questioni della sicurezza energetica. E questo ci porta a dire che è un testo importantissimo, fondamentale, corposissimo. Non dimentichiamo che parliamo di un testo di circa 340 articoli e di una cinquantina di allegati, quindi un testo sicuramente molto corposo, ma che non aspira e non raggiunge l'obiettivo della completezza disciplinare di settore. E soprattutto è un testo che è carente, dal punto di vista naturalmente solo descrittivo, non dal punto di vista qualitativo, mi astengo naturalmente da ogni giudizio di valore, è carente della disciplina di importanti ambiti disciplinari come la materia dell'elettrosmog, fondamentale, la materia della disciplina delle aree protette e tutto il settore disciplinare relativo al raccordo con le tematiche energetiche, che rispetto viene in qualche modo lambito, ma non viene mai, non è oggetto della disciplina del testo unico del 2006. Allora, possiamo a questo punto fissare alcuni punti, naturalmente secondo una chiave di lettura del tutto personale che non aspira a nessun ambito di oggettività, ma si possono svolgere alcune considerazioni e fissare alcuni punti che a mio modo di vedere potrebbero e dovrebbero ispirare il legislatore nella concezione e nell'esercizio dell'emananda delega nella materia ambientale. Il primo punto fermo è che a mio modo di vedere c'è bisogno di un codice di settore.
l'emananda delega dovrebbe aspirare a una codificazione, non a una mera compilazione, non alla mera fissazione di un testo unico settoriale o che compendia un certo numero di settori. Se bisogna dare in qualche modo attuazione a un rinnovato approccio costituzionale, a quel punto, con la modifica di ben due disposizioni della Costituzione, a quel punto queste disposizioni non possono essere adottate, non possono essere attuate in modo adeguato attraverso un mero testo unico, se del caso meramente compilativo, ma si aspira a una vera e propria codificazione di settore. Si dovrebbe trattare di un testo unico, a mio modo di vedere, naturalmente totalmente sostitutivo del decreto 152 del 2006. Tutte le volte che si pone mano a un'importante riforma di settore, la prima delle domande che ci si pone quando si ha il foglio bianco è: signori, cosa facciamo? Non esistono settori non regolamentati, cosa facciamo con il foglio bianco? Si fa una revisione robusta dell'esistente o si fa una radicale riscrittura dei testi esistenti? Tutti e due gli approcci hanno evidentemente vantaggi e svantaggi, no? Muoversi sul crinale delle norme esistenti dà il vantaggio di avere un'impostazione normativa consolidata, un certo numero di punti fermi che sono sempre fondamentali, è il grandissimo vantaggio di evitare agli operatori del settore e ai cittadini lo stress di sistema che inevitabilmente è creato da testi radicalmente nuovi. Questo è un dato con il quale ci dobbiamo sempre confrontare. Lo svantaggio dell'impostazione parziale, dell'impostazione atomistica, evidentemente è quello di, cerco le parole giuste, di tentare di riconfigurare testi che, essendo stati impostati con una logica di fondo radicalmente diversa, sono tetragoni a qualunque modifica parziale. Quindi, a mio modo di vedere, le modifiche che dovranno essere imposte, che l'evoluzione di settore impone a questo settore dell'ordinamento, non consentono, non possono essere raggiunte con una sola, con una sorta di tagliando normativo al testo del 2006. Ancora, il nuovo testo dovrebbe avere fra i suoi obiettivi fondamentali appunto quello di conformarsi in modo pieno alla riforma costituzionale del 2022, in qualche modo di riconfigurare alcuni degli istituti già esistenti, numerosissimi di essi, che però dovranno essere letti secondo una nuova e diversa chiave costituzionale, sostanzialmente passando da una lettura statica della protezione delle matrici ambientali a una proiezione dinamica secondo la logica appunto della sostenibilità nel lungo periodo. Ancora, il nuovo testo dovrebbe confermare gli istituti di più stretta matrice unionale. Noi sappiamo che evidentemente sulle materie di riavvicinamento delle legislazioni, sulle materie limitatissime di armonizzazione, i legislatori nazionali hanno limitatissimi ambiti di margine, di manovra, però se noi abbiamo un quinto delle procedure di infrazione nazionale nella materia ambientale, alcune domande ce le dobbiamo porre e dobbiamo probabilmente, anche in settori in cui i margini di manovra sono molto limitati, noi dobbiamo avere come chiave di riferimento sempre e comunque quella del diritto unionale, perché sono problematiche non risolte che poi ritornano se non adeguatamente affrontate. Ancora, gli estensori del nuovo codice dovrebbero curarsi di internalizzare nel nuovo testo, e qui vengo ai temi di più piena aderenza alla tematica di oggi, dovrebbero internalizzare nel nuovo testo i numerosi ambiti disciplinari di carattere energetico, ma anche quelli di matrice ambientale, che sono stati in qualche modo trascurati al codice del 2006. Pensiamo solo al fatto che una materia, una res non litigiosa ma litigiosissima, come quella della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, trova cittadinanza solo minimale nell'ambito del codice del 2006, del testo unico del 2006. Bene, in una logica di codificazione è difficile negare che queste materie debbano trovare una piena cittadinanza nel testo. Infine, mi avvio alla conclusione, con più specifico riferimento proprio al tema appunto dei rapporti fra le politiche strettamente ambientali e le politiche di sicurezza energetica, bisognerà certamente garantire il pieno adeguamento agli obiettivi del Green Deal europeo. È chiaro, quello sono tematiche, obiettivi, finalità di carattere unionale dalle quali non si può prescindere, no? È tutto il tema delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, del ricorso ai combustibili alternativi a quelli fossili. Ma allo stesso tempo, e qui mi ricollego all'introduzione che ha fatto il
presidente Bezzechini, il nuovo codice dovrebbe superare quella sorta di gerarchizzazione dei valori, quell'impostazione strettamente gerarchica che ha caratterizzato nel corso degli anni i rapporti fra i temi ambientali e quelli energetici, e che in qualche modo si è fondato su una sorta appunto di immanente gerarchizzazione dei primi rispetto ai secondi. E questo probabilmente non è del tutto in linea con l'evoluzione più recente. Concludo ricordando semplicemente che le grandi riforme, si tratta sicuramente di una grande riforma, qui non ricorriamo a nessuna iperbole, ma sicuramente si tratta di una grande riforma di settore. Le grandi riforme non si fanno solo con le buone norme sono sicuramente un importante volano, sono qualcosa di necessario per le buone riforme, ma di per sé non fanno le grandi riforme di settore. Le grandi riforme si fanno avviando e promuovendo ampi caratteri, campagne anche di carattere conoscitivo e di carattere culturale. E se nel recente passato alcuni degli osservatori avevano individuato nel codice del 2006, nel testo unico del 2006, cito testualmente, un freno allo sviluppo del processo di transizione ecologica, forse un giudizio ingeneroso, ma un giudizio che aveva qualche fondamento, bene, c'è da ritenere che il nuovo codice potrebbe rappresentare invece uno straordinario volano in questa direzione. E anche per questa ragione io penso che importanti momenti di confronto fra sensibilità e professionalità diverse, come bene ci ricordava il Presidente Maruotti, importanti momenti di confronto come quello di oggi, possono apportare un importante, un determinante contributo al processo di riforma in atto. Grazie per l'attenzione. Grazie Presidente Contessa. Osservazioni condivisibili anche nella parte in cui hanno evidenziato l'opportunità che la futura normativa possa essere emanata acquisendo il previo parere del Consiglio di Stato. Io ho vissuto quella stagione che ha riguardato l'emanazione del decreto legislativo 152 del 2006 con i due decreti correttivi, e in effetti il primo decreto legislativo 152 del 2006 riguardava alcune aree tematiche che poi sono state integrate dalle successive normative. Immaginate la tematica dell'incenerimento di rifiuti o anche la stessa normativa penale che poi è stata inserita nell'articolato agli articoli 318 bis e seguenti. Effettivamente il decreto legislativo 152 del 2006 non fu preceduto dal parere del Consiglio di Stato e conteneva delle disposizioni particolarmente singolari, oltre che, come dire, non particolarmente curate in italiano. Per esempio l'articolo 4 al terzo comma disponeva che i provvedimenti di approvazione dei piani urbanistici di tutti i programmi sottoposti alla VAS, adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, sono nulli. Ora immaginate per un giurista leggere che un atto amministrativo come un piano urbanistico è nullo, francamente. Poi soprattutto dopo che la legge 841 del 90, come modificata nel 2005, aveva introdotto la distinzione anche testuale tra atti nulli e atti annullabili, insomma era un sistema che alcuni definirono eversivo. Quindi era un decreto legislativo scritto da non giuristi forse in alcune disposizioni, ed ebbe bisogno di drafting. Ci fu una commissione speciale che fu incaricata di redigere il primo correttivo, e ricordo che avemmo 3 settimane per scrivere questo benedetto parere nella commissione speciale, perché arrivò la richiesta da parte del governo, c'era stata la delibera del Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2010 e poi il Consiglio di Stato si espresse il 22 giugno 2010 e dopo 2 giorni ci fu l'emanazione del decreto legislativo numero 128 del 2010 che, come dire, per la prima volta quindi si basò sul parere del Consiglio di Stato. Poi ci fu anche un secondo correttivo e sicuramente abbiamo avuto questo testo un po' più organico. Vedete, io credo che il parere del Consiglio di Stato, anche se è previsto dal testo unico del 1924 come facoltativo quando sono emanati i decreti legislativi e in particolare di riassetto ordinamentale di vari settori, sia quasi necessitato, perché si tratta di verificare l'impatto che ha la riforma nell'organica sistemazione ordinamentale. Immaginate come un codice in materia ambientale vada a incidere sulla tematica dell'urbanistica, degli espropri, dei piani paesaggistici, cioè un impatto per cui muovere anche una virgola, muovere una congiunzione implica uno tsunami sugli altri settori dell'ordinamento. Io quindi credo che ci sarà
questo parere del Consiglio di Stato, perché sarà ritenuto consapevolmente necessario proprio nei fatti per migliorare l'apporto della qualità del testo. Quindi io ringrazio il Presidente Contessa perché ha evidenziato un aspetto normativo estremamente importante. Grazie.